la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Nei nostri viaggi cerchiamo di raccontare storie, far vivere esperienze e comunicare emozioni. We bring the sunshine. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Cari amici viaggiatori, ben ritrovati. Per questa puntata abbiamo deciso di avere un cicerone d'eccezione. Saremo infatti accompagnati alla scoperta del Grand Tour enogastronomico della Svizzera da Armando Troncana, il direttore dell'ente di promozione del turismo svizzero in Italia. Benvenuti in Svizzera, benvenuti nel paese, nel paradiso dei buongustai. Sarà un viaggio slow. Andremo alla scoperta delle eccellenze gastronomiche che saranno poi cucinate dallo chef 3 stelle Michelin Andreas Caminada. Prima tappa del nostro tour è Ascona. Siamo nel Canton Ticino, nella parte settentrionale del Lago Maggiore. Questa città dal clima mite ci accoglie con il sole. E per questo decidiamo di fermarci per riprendere gli scorci di questo lago meraviglioso dove si può praticare la vela o passeggiare circondati da fiori e occhette. Siamo partiti alla scoperta del Grand Tour of Switzerland. Siamo qui, come vedete, in Ticino, dietro di me la bellissima Ascona, e andiamo alla scoperta delle ricchezze gastronomiche del nostro paese, perché la Svizzera è piena e ricchissima di bellissime sorprese gastronomiche. Cominciamo qua in Ticino, andremo poi in Vallese, Lucerna, ci rechiamo in Engadina e finiamo dallo chef stellato Andreas Caminada, che ci preparerà il menù, il piatto dedicato a questo Grand Tour of Switzerland. Vi invito al viaggio, andiamo insieme. Dopo questa breve sosta, Armando ci porta alla scoperta della prima eccellenza enogastronomica. Prima tappa in Ticino. Siamo sul Grand Tour, 1600 km, alla scoperta dei prodotti tipici gastronomici del nostro paese. E vi invito a scoprire il nostro primo produttore. Venite. Ecco, siamo vicini ad Ascona, terreni alla Maggia, e qui ci devono essere dei prodotti eccezionali. Andiamo a vedere. Eccoci qua, Fabio, siamo qui nella tua azienda, dei prodotti molto particolari che vogliamo portare al nostro chef per il menù del Grand Tour. Spiegaci un attimino cosa fate qui nella vostra azienda. Benvenuti, grazie. Noi siamo un'azienda agricola attiva sul territorio da circa il 1930. Da circa il 1997 sono cominciate le sperimentazioni per la produzione di riso, che si è dimostrata una cultura interessante. Siamo l'azienda più a nord d'Europa che lo produce. Una piccola particolarità: lo produciamo in asciutta, varietà Loto. Non da ultimo abbiamo appunto delle specialità di polenta, produciamo delle polente nere, rosse e la polenta di mais bianco, che sarà quella probabilmente che il nostro chef ci dovrà fare il menù, la polenta bianca per il nostro grande menù. Grazie mille Fabio e ripartiamo per la nostra prossima tappa. Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Prenota la tua vacanza in tranquillità con E Hot Sun, nelle migliori agenzie di viaggio.
Hotel Eden Village. Prenota subito la tua vacanza in Calabria a Capo Vaticano. Hotel Eden Village. Ti aspettiamo sulla Costa degli Dei, direttamente su Mare Verde Smeraldo. Futura Vacanze. Futura Vacanze. Tu al centro della vacanza. Futuravacanze.it. Nelle migliori agenzie di viaggio. Fruit Village, esperienza italiana. Tu che fai quest'estate? Io vado in un Fruit Village. Q.9. Da 20 anni gli specialisti degli abiti per animazione nei villaggi turistici, tour operator e per discipline sportive. Q.9. Progettazione e produzione interna tutta made in Italy. Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Segui l'aquilone, segui l'aquilone. Atelier Vacanze. La vacanza su misura per te. ETS, Executive Travel Service, da 40 anni al fianco di albergatori e tour operator. Siamo ETS, diamo valore all'Italia più autentica. Hai una struttura ricettiva? Un hotel, un villaggio o un resort? Ti occupi di promozione turistica nel tuo territorio? Sai cos'è il video marketing turistico? Noi possiamo aiutarti! Realizziamo i tuoi video e le tue foto professionali per il turismo. Contattaci 347 57 88 949. info@latvdeiviaggi.it. Prossima tappa, il Canton Vallese. Abbracciato dalle Alpi, il Canton Vallese è una regione ricca di valli, ghiacciai, passi alpini, villaggi di montagna con le caratteristiche case di legno, città storiche e laghi. Alcune delle mete più famose delle Alpi, con piste da sci sensazionali come Zermatt, Crans-Montana e Saas-Fee, si trovano nel Canton Vallese. Le montagne, le verdi vallate, i pittoreschi paesini possono essere ammirati grazie al Glacier Express, un trenino che collega Zermatt con St. Moritz. Da non perdere il lago di Ginevra, Briga e Sion. A metà della Valle del Rodano, inoltre, si trova uno dei più bei villaggi montani del Vallese, Albinen, a soli 6 km dai famosi bagni termali di Lekkerbad. Sion è circondata da colline terrazzate e coltivate a viti e attraversata dal Rodano la cittadina di Sion, che è la capitale del Canton Vallese e si trova tra il lago di Ginevra e il passo Fiurcà. Eccoci arrivati in Vallese. Splende il sole, non è a caso, il Vallese conta più di 300 giorni di sole all'anno. Probabilmente la regione svizzera con più giorni di sole e qui cresce, vedete, siamo in mezzo alle vigne, qui c'è un vino fantastico, prodotti eccezionali. Siamo circondati da 45 montagne che vanno oltre 4.000 metri, che rendono qua questo clima del Vallese così particolare e fanno crescere dei prodotti unici, che vi invito a scoprire subito. Partiamo! Siamo qui sempre a Sion, nella casa Provins, siamo qui dal più importante produttore di vini nel Vallese. Siamo qui insieme a Johanna che ci spiegherà un po' questo fenomeno del vino, l'importanza del vino qui in Vallese. Avete più di 50 vigneti diversi. Cosa sapete fare, cosa fate con quest'uva qui in questa regione? Allora, quello che è interessante è che in Vallese abbiamo le varietà di uve indigene e anche le varietà internazionali. Proprio uniche qua in Vallese, come per esempio la Petit Arvin per i bianchi, che è molto famosa per i bianchi, che ha una grande acidità, che è un vino fantastico per l'aperitivo ma anche per la gastronomia.
dobbiamo fare questo bel piatto con un prodotto tipico del Vallese, ci serve un vino. Tu ci consigli la Haida che andremo a portare al nostro chef Caminada. Cosa ci puoi dire di questo vino? Allora, la Haida è interessante perché è un vino secco, però non c'è l'ossidazione che abbiamo sui vini jaune. Ha molti diversi aromi di frutti gialli, un po' di pesca, un po' di albicocca. Frutto simbolo del Canton Vallese è l'albicocca a marchio vallese, che cresce nei frutteti baciati dal sole. Eccoci, siamo vicini a Sion. Siamo qui con Alexandre di Pit Le Fruit che ci parla di questo prodotto che è l'albicocca, un simbolo del Vallese e si trova qua quasi ovunque, Alexandre. Un bel colore rosso-arancione, una buccia vellutata, un sapore dolce e acidulo. Dei migliori prodotti qua del Vallese, l'albicocca, che porteremo al nostro chef, signor Caminada, vedremo cosa ci potrà fare. L'Engadina è una valle di montagna nel Canton Grigioni. È una delle valli abitate più alte d'Europa ed è lunga 80 km. Il Cantone dei Grigioni, nella Svizzera orientale, è noto per lo spettacolare paesaggio alpino e gli sport invernali. La valle dell'Engadina è caratterizzata da tradizionali case bianche decorate con intonaco sgraffito, ma è famosa anche per la sua carne essiccata. Benvenuti in Engadina, un altro bellissimo posto. Siamo qui a 1800 metri e abbiamo trovato un altro prodotto d'eccezione, la carne secca dei Grigioni, che viene ovviamente anche qua elaborata nella regione dell'Alta Engadina. Abbiamo trovato a Maloja la più alta macelleria d'Europa, che producono queste salsicce engadinesi, che proveremo a portare al cuoco Caminada per vedere se anche con questo prodotto qui potrà utilizzarlo per il nostro grande piatto. Dunque, la carne secca, salsiccia per il nostro menù. Andiamo! Il viaggio continua e siamo arrivati a Lucerna. Lucerna, piccola città svizzera nota per l'architettura medievale ben conservata, sorge sulle sponde del lago di Lucerna, tra montagne innevate. Può essere definita la perla della Svizzera, coi suoi ponti medievali, le sue chiese barocche e gotiche e i suoi eleganti musei. Ma tutto questo lo vedremo nella prossima puntata. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience e Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator.
nature's there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine.